Alca tra le sterminate praterie del lontano West. Dorme sulle rive del Colorado una leggenda dall'Arizona, Tex Willer. Per tutti i tizzoni d'inferno, benvenuto gringo! Ma come minchia parla questo? Ma poi cos'è tutta sta confidenza, gringo? Ma cosa sono, un biscotto? Non ve l'aspettavate questo accento? Ma perché nel giornalino l'accento si sente per caso? Pensa se parlassi in nordico. Oh, gran Manitou, mi passi l'acqua di fuoco per piacere, che non fa paura a nessuno. In siciliano, passami l'acqua di fuoco, è un consiglio. Sono uscito dal fumetto per denunciare il mio disegnatore per mobbing. Quello mi fa vivere in 40 milioni di chilometri quadrati di prateria e non ho una casa. Dormo fra le cagate di bisonti, mangio a terra come i cani, solo bistecche e patatine. In che c'ho un fegato così? L'altro giorno il colesterolo mi fa, ti prego, fammi morire qui. Non cambio la camicia da 60 anni. Non vi dico le parti intime. Una volta c'avevo i pidocchi, adesso sono scappati. La mia vita è sparare dalla mattina alla sera, nei salon mi incontro messicani, lordusi e navacos. Ne ha buttata mai proprio. Io di notte c'ho gli incubi. Sogno sempre la stessa donna, mentre mi sta tirando giù la zip, scoppia a ridere, perché quel caino di disegnatore non me l'ha disegnato. Che umiliazione, da Tex il pistolero a Tex l'ho smicchiato. Prima Facchinetti mi fa, Tex, non ti abbattere, tu sei il mio eroe. Io da bambino, a forza di leggere tutti i tuoi giornaletti, giorno e notte, ci ho perso la vista. Facchinetti, ma sei sicuro che era Tex? Vi anticipo l'ultimo numero. Eravamo Kit Carson, Pippi Calzelunghe, Cristiano Malgioglio, Platinette e io che cavalcavo raso muro. Quella sera eravamo in Ohio, era gennaio, eravamo su un ghiacciaio, manco un cazzi pellicciaio. Guardai Kit Carson dritto negli occhi e gli dissi, minchia tu friddu. Fummo assaliti da una tribù di maniaci sessuali, gli arrapao. Fui accerchiato e mentre facevo girare la mia Colt, e defiance. Fui accerchiato mentre facevo girare la mia Colt, secondo me sei tu che porta sfiga, eh? Ero nel corale, mentre facevo girare, ma fanculo, va. Quella sera nel corale ero disarmato, un mazzetto, un volate, pow, pow. Devo andare perché c'ho il parcheggio scaduto, il cavallo in seconda fila, arrivederci. Mauro Tarantini. Oh, 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 oh. E se il pubblico è... Lascio fare girare però, sì. Bravo, bravo. E se il pubblico è un giudice, insomma, mi pare che sia andata molto bene. Però sono loro che dovranno dare il voto. Io andrei da Paolo Ruffini che rideva, rideva, si nascondeva anche con la mano. Faceva Baucetti. Buonasera Mauro. Ciao, mi sono divertito molto. Ma tu sei già venuto l'anno scorso? Io non so l'anno scorso com'è andata, quest'anno mi hai fatto molto ridere perché non hai fatto Tex, sei stato Tex, cioè a me fa ridere molto quando uno non lo fa ma lo è, cioè grazie. Tu hai proprio fatto il Tex del fumetto, io adesso credo che Tex sia come te, parla come te e ci abbia i tuoi stessi problemi. Fabio, mi piace l'idea perché trovo interessante, insomma, raccontare un personaggio di fantasia con problemi invece reali. In linea di massima mi piace molto l'idea, insomma, molto. Concludiamo con Selvaggio e poi andiamo dritti ai voti, prego. Non ho mai letto Tex, non mi sono svellicata, però trovavo, insomma, qualche passaggio interessante. A me diverte molto l'aspetto dell'eroe del fumetto che manifesta una certa insofferenza nei confronti del vignettista, del fumettista. Io trovo che quella piega lì sia molto divertente, la svilupperei. Allora andiamo ai voti, Diego Vatantuono 5.5, Selvaggia Lucarelli 5.5, Paolo Ruffini 8, Fabio De Luigi 6, per un totale di 25. Ciao Mauro!